Dopo pochi mesi, Roger aveva dovuto farsene una ragione. Helma era pressoché fisicamente incapace di starsene fuori dal bosco quando l'aveva così a portata di mano, di notte o di giorno. A volte Roger si chiedeva se non fosse stato più ragionevole portarla a vivere in città o in una delle fattorie pianeggianti lungo le autostrade. Forse l'avrebbe resa infelice, ma sarebbe stata meno selvatica. Magari se avessimo un figlio, mormorò Roger. Aveva parlato in modo quasi inudibile. Eppure il corpo di Helma nella curva del suo braccio si era irrigidito e della si era distaccata dall'abbraccio. Roger, lo sai che non posso. Lui a bassa voce aveva replicato. Non ne abbiamo parlato molto, perché è un discorso che ti rattrista. Ma ora penso che dovremmo. Come fai a sapere che non puoi avere figli? Potremmo andare dal dottor Clemons a sabato, quando andremo in città. Può darsi. Helma si era allontanata da lui con uno scatto furioso, tesa, la testa alta. Perfino i corti capelli lisci e fulvi sembravano elettrici e vivi, e gli occhi mandavano lampi verdi. Non voglio! Non voglio essere maltrattata e guardata da qualche dottore. Helma! Il tono secco di Roger arrestò l'attacco isterico. Ella si calmò un poco, ma proseguì con tono basso e irato. Non ti ho mai detto molto di me, vero? Lo so. Non posso farti un figlio. Il figlio che potrei avere non lo vorresti. Io si lasciò cadere su un angolo del divano e depressa nascose il volto tra le braccia. Dopo un lungo momento sollevò di nuovo il viso. Saresti proprio così contento se avessi un figlio, Roger? Lui si avvicinò a lei, sedendosi anch'egli sul divano al suo fianco, e attirò la testa bionda sulla propria spalla. No, se non sei anche tu a volerlo, Helma. Forse hai ragione tu. I grandi occhi rilucevano asciutti nel crepuscolo. Secondo te sono una selvaggia, una matta che diventerebbe normale se avesse un bimbo a tenerla coi piedi per terra. Vorresti che fossi come le mogli dei tuoi amici, come Nell Connor? Che di notte dormissi nel mio letto e che non andassi mai più lontano del pollaio? Lo scostò, si alzò e arretrò fino alla porta, e nella gola leccheggiava una tetra minaccia non espressa in parole. Sotto quei verdi occhi incolleriti, l'uomo abbassò lo sguardo. Beh, accidenti, Helma. Ti sarò grato se ti sforzerai almeno di comportarti come un normale essere umano adulto. Ci sono momenti in cui mi sembri un animale selvatico. Lo sono! E rapida si voltò e uscì dalla stanza. Sollevandosi a mezzo, l'uomo vide attraverso la finestra lo scatto con cui lei superò la veranda e il prato antistante. La osservò chinarsi con quella sua incredibile flessuosità e slacciare prima un sandalo, poi l'altro. Scalciando si liberò i piedi e corse verso il cancello posteriore. Lo scavalcò con un solo agile movimento e Roger scorse l'oro chiaro dei suoi capelli e il disegno scozzese verde e marrone del suo abito da casa perdersi nella foresta come un'ombra e si sentì stringere la gola nel vederla scivolar via e scomparire tra il fogliame. Tornò prima del mattino, scivolando quatta a piedi nudi attraverso le porte e infilandosi nel letto accanto a lui, silente come una gatta. Roger non aveva chiuso occhio per tutta la notte. Avvertì la sua presenza e le si accostò, ma ne fu respinto. Alzò le spalle e sospirò. Anche a questo s'era abituato. Helma poteva essere violenta e passionale come una giovane leonessa se eccitata, ma in altri momenti era stranamente fredda. E se egli la toccava quando non era del giusto umore, lo respingeva o lo fermava. Roger aveva riflettuto che soltanto nell'uomo, fra tutti gli animali, il desiderio non è ciclico e che forse la strana selvaticheria di Helma altro non era che una regressione ad un periodo precedente, forse più puro. Poiché, nonostante occasionali stati di esasperazione, Roger amava sua moglie con devozione. Ne rispettava gli stati d'animo ed era meglio per lui farlo, perché una volta, nel primo anno di matrimonio, prima che egli imparasse quanto ciò fosse radicato nella natura di Helma,
era stato meno tollerante e una volta soltanto, aveva cercato di prenderla con la forza. Portava ancora sulla guancia una sottile linea bianca dove lei l'aveva artigliato a sangue. Dopo s'era scusata singhiozzando freneticamente, ma Roger non ci aveva mai più provato. Tutte le donne, lo sapeva, in una certa misura sono periodicamente mutevoli. E per la verità Helma lo soddisfaceva totalmente quando la sua natura le consentiva d'essere compiacente.